Salve a tutti e bentornati sul canale. Oggi parleremo di un film di Mel Gibson che dopo una onorata carriera come attore si mette dietro la macchina da presa e ci regala questa pellicola molto interessante che si intitola Apocalypto. Andiamo a vedere nel dettaglio il frame by frame della mia recensione e poi ne traiamo le conclusioni. Apocalypto è un film del 2006, diretto da Mel Gibson. Si tratta di un film crudo, interamente girato in lingua originale Maya Yucateca. La pellicola è interpretata da attori nativi americani, con il protagonista Zampa di Giaguaro, Rudy Youngblood, che incarna alla perfezione il suo ruolo. Ci troviamo in una civiltà devastata da quella che sembrerebbe essere una epidemia, simile alla peste o al colera, che impoverisce i raccolti e getta nel panico la popolazione. La desolazione dei villaggi saccheggiati fa da sfondo all'avvio della vicenda, che vede come protagonisti proprio gli abitanti di questi villaggi, resi prigionieri da un gruppo di soldati che reclutano esseri umani per il sacrificio verso quel dio che dovrà liberare i conquistatori dalle carestie. Anche chi non ama i film in lingua originale, come me, perché ha difficoltà a stare dietro ai sottotitoli, riconoscerà di trovarsi di fronte a una pellicola talmente potente da riuscire a coinvolgere lo spettatore sin dai primi minuti. Le ambientazioni infatti sono suggestive e hanno un forte impatto visivo, e la fotografia contribuisce a immortalare in maniera eccellente quelle terre incontaminate. Nonostante il film abbia ricevuto alcune critiche inerenti alla esatta collocazione del momento storico e al fatto che Mel Gibson abbia mostrato solo il lato cruento di quelle antiche civiltà, possiamo senza dubbio affermare che questi elementi non scalfiscono la grandezza di un film che avrebbe invece meritato più di un premio Oscar. Epica la scena della cascata, ripresa con tecniche di camere aeree, che lasciano lo spettatore il gusto di apprezzare quella natura così selvaggia. Dopo aver saltato la cascata, infatti, Zampa di Giaguaro, il protagonista, si rivolge ai suoi inseguitori per un ultimo grido di libertà. Io sono Zampa di Giaguaro, figlio di Cielo di Selce. Mio padre cacciava in questa foresta prima di me. Mi chiamo Zampa di Giaguaro, sono un cacciatore. Questa è la mia foresta. E i miei figli cacceranno qui con i loro figli quando io sarò morto. Quindi questo è un grido e un inno di appartenenza a quel territorio, a quella stirpe, a quella tradizione. L'inizio del film invece ci mostra un gruppo di amici scherzosi che durante una battuta di caccia si imbattono fortuitamente in alcuni fuggiaschi. Questi, intimoriti e con la morte negli occhi, rivelano ciò che gli è accaduto. Cerchiamo un nuovo inizio, riferiscono. Il padre di Zampa di Giaguaro, tornando al villaggio dopo quella battuta di caccia, avverte che in suo figlio si è insinuata, strisciando silenziosa, la paura. E gli dice così: la paura è una malattia, rimuovila dal tuo cuore. Ma non è sempre così facile rimuovere la paura, no? Anzi, forse è proprio questa a fortificare l'animo del malcapitato, spingendolo a procedere verso un nuovo inizio. Quindi, come abbiamo potuto vedere, è una pellicola molto reale, molto cruda, molto realistica, quindi alla fine ti lascia quel gusto amaro in bocca, no? Come per dire, ma è successo tutto davvero, che ti sembra quasi che sia realtà quello. Quindi complimenti a Mel Gibson per il lavoro che ha fatto, film sicuramente da non perdere, ve lo consiglio. Se vi è piaciuta questa video recensione, vi invito a iscrivervi al canale, di lasciare qualche commento qui sotto e ci vediamo alla prossima. Un saluto, ciao. Check the mic and make sure it sound right, boys.